il progetto che sviluppo qui a Oriente Occidente è Decisioni Consapevole e nasce da un esercizio per i miei workshop durante le mie lezioni ed è una mappa concettuale che racchiude un pochettino quelli che sono le cose che secondo me sono importanti nella coreografia, o meglio, sono per me importanti, ma non solo come coreografo, anche come spettatore, sono tutte le cose che mi piace ritrovare quando guardo la danza sul palcoscenico. Secondo me l'improvvisazione nella coreografia è molto importante, però non sono un grande fan di quella improvvisazione libera. Mi piace vedere le individualità degli interpreti, dei danzatori, ma alla fine credo che ci debba essere un unico abito, un unico vestito che rende tutto un pochettino più omogeneo. Quindi da qui la volontà di limitare un po' il range di opportunità durante queste sessioni di improvvisazione e mettere dei paletti, quindi creando delle parole chiave che sono isolarsi, intimità, comunicare e comunità. E ognuna di loro apre però infinite possibilità. Boom. Tipo boom. Boom. Perché boom. Visto? Bello, giusto? Ok. E mi piace l'atteggiamento delle gambe, le mani nel frattempo cosa possono fare? Un gesto. Sì, la residenza artistica in un momento del genere è senza avere la pressione di una scadenza o senza avere l'obiettivo di avere qualcosa di pronto entro la tal data, è un'opportunità veramente per concentrarsi proprio sull'essenza del progetto, prendendosi tutto il tempo, tutta la calma e andando veramente a fondo, senza nessun vincolo di tempo. In questo momento, in questa residenza, mi trovo in una via di mezzo. Diciamo che l'obiettivo finale per me, in un futuro, sarebbe quello di proporre questa mappa concettuale come se fosse già la coreografia. Però ne avrei bisogno ovviamente di danzatori che conoscono talmente tanto bene il mio linguaggio di movimento che semplicemente seguendo delle indicazioni sono sicuro che riescono poi a portare in scena un qualcosa che è affine con il mio gusto, con il mio linguaggio. Quindi sono in questa via di mezzo dove partiamo dall'esercizio, dalla sessione, per individuare elementi e momenti interessanti. Sulla base di quelli poi c'è tutto il lavoro di costruzione, quindi il risultato finale sarà assolutamente fissato e chiarito. Non ci sarà nulla di vago, nulla di improvvisato. Io penso che sia molto più interessante per il pubblico vedere come si arriva al risultato finale ed è una cosa che non si fa quasi mai. Sì, ci sono le prove aperte, ma sono meno importanti di uno spettacolo. Non sono tanto d'accordo. Credo che lo spettacolo ovviamente sia importante, ma da appassionato di danza, di coreografia, penso che sia molto più interessante passare un pomeriggio a guardare come si arriva a quel risultato piuttosto che poi vedere il risultato finale, che ovviamente è importante, però per un appassionato è più interessante secondo me vedere quello che ci sta dietro. Mi piacerebbe l'uscita, mi piacerebbe se avessi tutti lo stesso ritmo, non lo stesso piede ma lo stesso ritmo. Io sono stato danzatore di Ater Balletto per 10 anni. Dopo 10 anni sentivo l'esigenza di avere un cambio, di avere stimoli nuovi e soprattutto ho sentito sempre di più l'esigenza di avere il tempo da dedicare a questa mia nuova passione, la coreografia. Non escludo che tornerò a danzare se lo vorrò, se ci sarà l'occasione, però per il momento sono molto contento e molto curioso di andare sempre più a fondo a questo nuovo mondo.
La danza potrà sembrare banale, ma è il mio sfogo. È la pratica che mi fa stare bene. Mi sono tanto reso conto durante questo periodo di purtroppo di pandemia, quindi non andando in scena, che non mi mancava. La danza per me non è il palcoscenico, la danza è proprio la pratica quotidiana. Sento proprio l'esigenza dopo un po' di muovere il corpo e di muovere il corpo sulla musica. È questo che mi fa stare bene, non i riconoscimenti o l'adrenalina del palcoscenico, che iniziava sempre di più a starmi un po' stretta, devo dire la verità. Per me la danza è una cura, forse.